Eccoci tornati in diretta con la finestra di Aria Pulita, le pensioni con Paolo Zani, numero 02457023 12. Ben trovato ancora Paolo. Allora, partiamo, mentre poi apriamo subito i telefoni con voi, con il tema della quattordicesima. Lo rispolveriamo un attimo perché abbiamo raccolto nel corso della settimana tante, tante telefonate di cittadini che dicono di non aver preso la quattordicesima. Allora io chiedo a Paolo Zani, ma esiste ancora la quattordicesima e se esiste chi la deve prendere? Quattordicesima esiste perché è una legge che non è stata abrogata, esiste dal 2007 e ovviamente, ripeto sempre il solito concetto, non è una vera e propria quattordicesima, ma in realtà è una mensilità aggiuntiva sulle pensioni basse. A chi spetta? Aspettano per il 2013 la quattordicesima ai pensionati ultra 64enni, quindi c'è un limite di età. Che sono i 64 anni, dai 64 anni in su, e non devono poi superare un limite di reddito di 9.660,89 euro. E la particolarità della quattordicesima è questa, che il reddito è considerato solo il reddito personale, quindi nel caso di marito e moglie, che magari il marito ha una pensione di 2.000 euro al mese e la moglie ha una pensione minima, o al di sotto del minimo, la quattordicesima aspetta in quanto si guarda esclusivamente il reddito del titolare della pensione che fa richiesta. Il fatto che qualcuno non l'abbia ricevuta da cosa potrebbe essere determinato? Può essere determinato innanzitutto dal fatto se uno compie 64 anni nel 2013 e in questo caso deve fare un'apposita richiesta perché l'INPS non la eroga automaticamente. Oppure può essere determinata dal fatto che uno non ha che un pensionato, pur essendo obbligato a farlo, non ha fatto il modello RED e quindi l'INPS ha bloccato il pagamento della quattordicesima. Però non ci sono problemi perché il diritto non scade e quindi uno può far domanda oggi e si prende la quattordicesima anche eventualmente di anni precedenti, se dovuta. Bene, questa è una notizia importante. Altra notizia importante è cercare di capire che fine hanno fatto e che fine faranno i soldi di coloro che non hanno la rivalutazione automatica della pensione su una base di inflazione programmata, che si attestavano ai famosi 1.400 euro lordi. Fino a quella cifra lì si prende l'inflazione programmata, questo fino a dicembre. Poi Allora, no, da dicembre, almeno ad oggi, non si ha notizia che venga ulteriormente prorogato questo blocco. L'unico problema, quindi da gennaio, in buona sostanza, chi non ha preso la perequazione automatica negli anni passati dovrebbe incominciare a riprenderla. Però attenzione, la riprende senza recuperare gli arretrati. L'unico problema è che verrà fissato un tetto per le pensioni che invece non la percepiranno e qui non si sa se saranno 6 o 8 volte il trattamento minimo. Stavo leggendo, si parlava di Sì, che sono grosso 2.876. modo 6-8 volte il trattamento minimo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Saluto tutti. Volevo parlare un attimo con il dottor Zani. Sono qua. Qua Sono Sergio apposta. di Milano e dunque abbasso il televisore così. Bravo. Senta, io ho mia figlia che praticamente ha un lavoro a chiamata, lavora presso degli alberghi, viene chiamata magari al mercoledì o al venerdì e va a lavorare. E di solito fino al 2012 ha preso l'indennità di disoccupazione requisiti ridotti. E bisognava fare la domanda entro il 31 di Marzo, marzo sì. di ogni anno per avere questa cosa qua. Nel 2013 è venuta a sapere che praticamente se non si fa una iscrizione al centro di orientamento lavoro, questa disoccupazione sembrerebbe che se uno non fa questa domanda qua, questa iscrizione non viene più erogata. Allora, lei si è precipitata, ma soltanto nel mese di luglio, quando l'ha saputo questa cosa, si è iscritta al centro di orientamento lavoro e diciamo da luglio in avanti, agosto, settembre, ottobre, dovrebbe nuovamente aver diritto Sì. a questa disoccupazione Requisiti ridotti. requisiti ridotti. Però quello che non abbiamo capito sono 6 mesi da gennaio che hanno fatto fino a luglio, quando ha saputo di questa mercanzia qui, che era una novità molto brutta,
se vanno praticamente per terzi o se, avendo fatto questa iscrizione, verranno comunque erogati. Guardi, io, cioè, per quello che mi risulta, non dovrebbero esserci problemi. Buongiorno, intanto. A condizione che l'iscrizione poi sia stata fatta. Non vorrei però che si riferisse più che alla disoccupazione e requisiti ridotti, alla quella cosiddetta mini ASPI, che è una sorta di disoccupazione diversa, che prevede che il lavoratore abbia nel periodo immediatamente precedente la cessazione del rapporto di lavoro almeno 13 settimane retribuite. Mi pare però che nel caso specifico non si applichi, perché se lavora con un lavoro a chiamata, il lavoro a chiamata sono giorni alla settimana, quindi direi che non si applica al caso. Buongiorno. 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 Chi sei? Buongiorno, sono il signor Guaman. Per piacere, vorrei fare una domanda al signor Paolo. Sono qua. Falla pure. Sì. Senta, io sono un lavoratore dell'estero che ho lavorato 10 anni, ho 10 anni di contributi nell'estero, e qua in Italia ho 10 anni ancora di contributi. Sì. Vorrei sapere se ha un collegamento, diciamo, per un domani per la pensione. Allora, una domanda, ha lavorato anche all'estero? Sì, 10 anni. Dove? Dove hai lavorato all'estero? A Perù. Perù. E adesso sta lavorando in Italia? Sì, 10 anni con in regola tutto. Sì. Allora, per poter maturare il diritto a pensione in Italia devi lavorare almeno 20 anni e la pensione la percepirai al compimento dell'età pensionabile, che siamo attorno ai 67-68 anni. I contributi versati in Perù daranno origine a una pensione erogata, ammesso che in Perù ci sia un sistema di previdenza sociale, verrà erogata dall'istituzione peruviana. Capito? Ti è chiaro? Sì, ho capito, signorina, le ringrazio. Grazie. Buongiorno. A te. Torniamo alla nostra, intanto, di situazione pensionistica con un'altra notizia che tiene molto banco in questi giorni, relativa ai donatori di sangue. Abbiamo fatto un piccolo cenno prima nel corso di Area Pulita, però io lo riprenderei per chi si è collegato adesso. Sì. È una questione abbastanza delicata, perché devo fare 2 o 3 riferimenti, altrimenti non ci si capisce. Perché sorge la questione? Perché i giorni di permesso che vengono dati, che poi è il giorno della donazione, non è che vengono regalati dei giorni, è considerato valido sia per maturare il diritto che per maturare la misura della pensione. Questo non è cambiato. Cosa è cambiato? È cambiato questo, che per effetto della riforma Fornero, prendiamo la telefonata, no, finiamo, che per effetto della riforma Fornero, che ha introdotto la novità che chi va in pensione prima dei 62 anni ha una penalizzazione, un'interpretazione, diciamo così, proprio codina della norma, dice che gli anni di contributi per avere diritto alla pensione devono essere di lavoro effettivo o contributi figurativi da servizio militare, maternità, cassa integrazione ordinaria, malattia e infortunio. Questo per chi andrà in pensione prima del 31 dicembre 2017, per cui chi andrà in pensione prima del 2017, del 2018, prima dei 62 anni, se lavoratore del pubblico impiego, dovrà recuperare i giorni di donazione se non vuole avere la penalizzazione sulla pensione. I lavoratori dell'INPS non sono interessati. Pronto? A questa vicenda. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Simona, io sono Mauro da Brescia. Buongiorno Mauro. Volevo parlare con Mauro, sì. Mi dica Mauro. Buongiorno, sono Gianni. Ascolti, io ho 57 anni e sono un vai 200%. Sì. Senza reddito. È morta mia mamma e ho la residenza insieme a lei. Sì. Però c'è un problema, che io ero sposato e non ho ancora la separazione. Posso aver diritto alla reversibilità di mia mamma? La vedo un po' dura. Una delle condizioni è che lei deve dimostrare che era a carico della mamma al momento del decesso. Se riesce. Avendo la residenza insieme a mia mamma,
Non vuol dire che era un suo carico? Ascolti, no, diciamo che non è sufficiente. Io un tentativo lo farei, però non mi farei troppe illusioni, perché ripeto, il requisito fondamentale per aver diritto alla pensione di reversibilità come figlio è quello di essere invalidi al 100%, e lei c'è, sì, e di essere a carico del dante causa, quindi della mamma, al momento del decesso. Se poi lei era sposata e non c'era ancora la sentenza di separazione, la vedo molto dura, però ripeto, un tentativo io lo farei, la domanda io la inoltrerei a prescindere. Dai, in bocca al lupo, insomma, speriamo per te. Grazie a lei, Mauro. Anche perché poi magari sono situazioni appunto dove c'è anche un'invalidità, e delle difficoltà enormi. Certo. Davvero, bisognerebbe creare un sistema su misura a seconda delle persone, più che, perché spesso sì, ci sono delle strutture, dei casi talmente particolari che bisogna anche a volte sapere andare un pochino oltre quelle che sono le normative. Cioè la norma generalmente ha carattere generale, perché se andiamo nel particolare non ce se ne va più fuori. Devo dire che ci sono tante scappatoie, e certo che non le riguarda tutte, perché per esempio, tornando al discorso dei donatori di sangue, io dico che i giornalisti sono bravissimi, perché vanno a prendere delle notizie che suscitano l'interesse. Il donatore sangue lo penalizzano. È venuta fuori la battuta sulla Fornero, lacrime e sangue, una battuta bellissima, no? Cioè, che rende l'idea. In realtà però il problema si pone, per esempio, per le donne che hanno avuto l'astensione facoltativa della maternità, anche questa va recuperata, per tante cose, insomma, non è solo la donazione, per chi ha i permessi della legge 104. Quindi vedete che la questione è molto molto articolata. Io ringrazio come sempre Paolo Zani, lo ritroviamo tra due giovedì a Radio nella finestra della Repubblica Mattina e anche qui in trasmissione. Mentre la Repubblica vede l'appuntamento tra qualche oretta a partire dalle ore 12 come sempre. Buona mattinata. Buona mattinata.